A Spoleto, la data zero del tour di Max Gazzè, un vero evento che non ha tradito le aspettative, il servizio di Alessandro Buscemi. Suoni e luci che riportano ad una dimensione esoterica, un'atmosfera tra l'oscuro e il misterioso, creata d'arte da Max Gazzè al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto. Un concept che nasce da una ricerca personale e spirituale dell'artista romano, che ha scavato nella storia degli ultimi 20 anni, traendone la sua sintesi. Alchemaia, il titolo del progetto e del tour, presentato in anteprima nazionale per Live in Umbria nella città del festival, a sottolineare la fusione tra due mondi musicali. Composizioni inedite, intime e testuali scritte insieme al fratello e recitate da Ricky Tognazzi nella prima parte dello spettacolo, poi accompagnato dalla Bohemian Symphony Orchestra di Praga diretta dal maestro Clemente Ferrari e senza il suo inseparabile basso, Gazzè ha proposto brani tratti dal repertorio storico, riarrangiati in chiave sintonica. Un neologismo creato appositamente per definire il concetto di integrazione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori, una sfida che sarà riproposta in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani.